PNRR, certo che l'Italia rischia, perché anche avere la credibilità di un paese che dovrebbe ottenere una marea di miliardi di investimenti e ogni giorno mette in discussione la sua efficacia, si vuole rimettere in discussione persino il programma del PNRR, corre un rischio. E questo non è un tema dell'opposizione o della maggioranza o della destra o della sinistra, è un tema per il paese, perché appunto riguarda investimenti, riguarda elementi che sono carne viva delle persone. Oggi è stato bocciato in Parlamento un ordine del giorno in cui chiedevamo al governo di impegnarsi per mantenere fermi la costruzione delle case di comunità, degli ospedali di comunità. Il governo l'ha bocciato, significa che non sono nemmeno sicuri di mettere a terra degli investimenti nella sanità pubblica, che come sapete bene in questo paese sono 4 milioni di persone che non riescono nemmeno a curarsi perché o ci sono liste d'attesa talmente lunghe da rinunciare o perché hanno problemi economici. Per questo sì, ci batteremo anche offrendo la nostra collaborazione, però siamo molto preoccupati. Conte dice che sul termine valorizzatore va fatta ancora chiarezza da parte del Partito Democratico. Ha parlato ieri, credo, la segretaria, più chiara di così. Io credo che il tema sia soprattutto per le opposizioni unirsi, perché dall'altra parte c'è un governo appunto che non solo si accanisce sui più fragili, che mette in campo la paura come strumento di propaganda e rischia persino di farci perdere tanti soldi sul PNRR. Quindi il tema è buonsenso per tutti, per fare una battaglia contro questo governo che purtroppo danneggia le famiglie e le italiane e le italiane.